il giorno di Natale, forse il giorno che più aspetta ogni bambino. La gioia dei regali, l'atmosfera nervosa ed il calore familiare, proprio in un Natale come tanti altri. Carlo e Maria, insieme ai due figli Giuseppe ed Emma, stavano trascorrendo in tranquillità il loro Natale e i bambini aspettavano ansiosamente il momento dei regali. Papà Carlo disse ai bambini: «Siete pronti a vedere il vostro regalo?» I bambini in coro urlarono un vigoroso sì. Così Carlo si alzò per andare a prenderlo. Non era molto pesante, ma comunque non voleva che la sua compagna incinta si sforzasse troppo. Andò in cucina e quando tornò nel salone i bambini iniziarono ad urlare dalla gioia. Un cane. Finalmente avevano un cane, un amico con il quale avrebbero sempre potuto stare. Rimaneva soltanto una domanda: come chiamarlo? Giuseppe si alzò e disse con forza: Donato. I successivi mesi trascorsero con serenità. I bambini adoravano il loro nuovo amico, che si sentiva sempre felice e voluto assieme ai suoi padroncini. Un giorno, ad aprile, mamma Maria non andò in ospedale per dare alla luce il terzo bambino, Lorenzo. Ed è proprio in questo giorno che iniziarono i problemi per il nostro Donato. Tornati a casa con il piccolo Lorenzo, subito i bambini corsero incontro alla mamma per riabbracciarla e per conoscere il loro nuovo fratellino, e così fece anche il piccolo Donato. I mesi scorrevano felici e veloci nella famiglia, o almeno per la maggior parte dei suoi membri. Infatti il nostro povero Donato non era più il beniamino di Emma e Giuseppe, che non giocavano più con lui, lasciandolo sempre solo nella sua cuccia a mordere un osso. Certo, perché da quando era arrivato Lorenzo tutti i riflettori erano puntati su di lui. Arrivò così agosto. Donato, sempre più solo, più infelice, sempre più trascurato dai suoi amati padroncini, il culmine di questo stress arrivò proprio il giorno della partenza per le vacanze. Quell'anno la famiglia sarebbe andata in Grecia, ma con tre figli il viaggio era già molto costoso, portare anche un cane sarebbe stato certamente un costo di troppo. E così presero un'amara decisione. Stavano andando all'aeroporto, i bambini dovevano fare pipì, e così Carlo si fermò in una piazzola di servizio. Scesero tutti quanti e dopo qualche minuto erano pronti a ripartire, ma senza un componente della famiglia. Il povero Donato venne abbandonato lì, in quella stessa piazzola, solo con se stesso, terrorizzato dal mondo che lo circondava. Passata una notte nei pressi dell'autostrada, nella quale girovagava in cerca dei suoi amati padroni, il suo istinto di sopravvivenza si fece avanti, trasformandolo in un cane randagio, sempre più feroce, sempre più stizzito, sempre più arrabbiato e sempre più solo. Dopo quasi un mese di vita randagia, arrivò in città, abbaiando e ringhiando a qualsiasi cosa si muovesse. Era veramente ad un passo dal punto di non ritorno, ma proprio in quei giorni incontrò Luca, il responsabile del canile locale. Armato di tanta pazienza, riuscì a condurre Donato nel suo canile, per fare in modo che potesse essere curato. Venne così visitato da Laura, che un po' impaurita dal ringhio di Donato, riuscì comunque ad offrirgli le migliori cure e soprattutto consigliò a Luca di far socializzare quello che stava per diventare un ex randagio. E fu proprio così che il nostro Donato conobbe Lulu e Brick, due cani che vivevano con lui al canile. I due furono da subito gentili e socievoli con il nuovo arrivato, fino a creare un legame davvero forte con lui. E anche grazie a loro che un giorno una famiglia decise di adottarli tutti e tre, portandoli a casa e rendendo così il nostro Donato, il cane abbandonato, un cane felice. Quindi, se mai doveste vedere un cane abbandonato, chiamate o chiedete ai vostri genitori di chiamare il 115 e segnalate ai vigili del fuoco dove si trova questo cane. Non abbandonate il vostro amico a quattro zampe.